Primo giorno senza l'obbligo di mascherina all'aperto, si torna a muoversi a volto scoperto, tranne in situazioni di affollamento e quando non è possibile mantenere le distanze. Un allentamento atteso da molti, anche se guardandosi in giro c'è chi sceglie ancora di indossarla. Io sono un medico, ho lavorato appunto nell'emergenza Covid, quindi è sicuramente emozionante camminare sulla passeggiata senza mascherina. Però io la porto sempre. Perché quando c'è tanta gente è meglio metterla. Che all'aperto va bene, però tra la gente non va bene, bisogna mettercela. Di fatto io ero qui al braccio. L'obbligo di mascherina all'aperto decade nel giorno in cui l'Italia intera entra in zona bianca, ma resta un dispositivo fondamentale nella lotta al Covid, specie con la variante Delta in agguato. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua visita in Toscana alle strutture sanitarie di Prato e Firenze. C'è un quadro molto migliore rispetto a quello delle passate settimane, ma lo ribadisco, non significa che la partita è vinta. Abbiamo bisogno ancora di cautela, di prudenza e di gradualità. La variante Delta sta crescendo in tutta Europa e questo ci deve spingere ad essere ancora più attenti, a continuare il contact tracing, a continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante stagioni. Oggi però siamo più forti, abbiamo un'arma in più. E l'arma è quella del vaccino. E proprio sul fronte vaccini arrivano ancora sorprese. A luglio ci sarà un calo delle forniture di circa il 30%, come spiegato dal presidente Eugenio Giani. Se a giugno le dosi consegnate in Toscana sono state circa 900.000, per il prossimo mese e probabilmente anche per agosto e settembre, al momento ne sono previste poco più di 600.000. Il portale delle prenotazioni sarà riaperto a giorni, il tempo di riadattare la programmazione. Anche se ne abbiamo 600.000 a mese, per luglio, agosto e settembre, l'obiettivo è arrivare alla possibilità per ciascuno dei vaccinabili, che sono circa 3 milioni di persone, di avere la prima dose di vaccino è un obiettivo concreto.